Franco Tarquini è il candidato sindaco della lista Tossicia Futura. Le ragioni di questa candidatura? Perché è venuto il popolo tutto di Tossicia, visto che c'era una lista sola e c'era il rischio che potesse rimanere il commissario, il popolo tutto mi ha invocato di fare questa lista e quindi mi sono affiancato a un gruppo di giovani. Questo è il motivo perché si chiama Tossicia Futura, perché loro saranno il futuro per amministrare Tossicia nei prossimi 20 anni. Lei e Timoteo avete governato anche insieme negli anni passati, non potevate andare insieme? No, perché io ritengo che l'ultima amministrazione, dove doveva essere il mio proseguimento, adesso il 50% dei consiglieri che sono candidati in quella lista non erano il mio proseguimento. Timoteo ci ha detto che lei gli aveva assicurato che non si candidava, è vero? Timoteo deve ricordare che l'ultimo incontro che abbiamo avuto ci ha invocato due del PD di fare un passo indietro tutti e due, di trovare una terza persona. Io lì in quella sede l'ho fatta, lui in altra sede si è rimangiato la parola, il popolo è venuto da me e mi ha invocato di fare la lista. Per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, il 15-10-2019 è stato approvato di giunta l'esecutivo per il mando in erba, quindi l'incarico di progettazione era già stato dato, e le somme erano già reperite e lasciate dal sottoscritto all'amministrazione passata. Di cosa ha bisogno Tossicia? Innanzitutto di combattere lo spopolamento, di riportare i servizi in piazza, di riportare la banca, creare un sentiero qui da sotto al ponte di Tossicia che torna dietro la chiesa di Santa Maria Assunta, finanziata 7 anni fa. I lavori non sono partiti, per creare un circuito tra i murales di Azzinano e il museo di Tossicia. Se dovesse vincere lei, se dovesse essere il sindaco nuovo di Tossicia, il 10 giugno come primo atto cosa farà? Come primo atto andremo tutti quanti a pranzo, la lista di Tossicia Futura con quella di Progresso Democratico, anche perché Timoteo è stato compagno di lungo viaggio per 15 anni, dal 2004 al 2019, quindi figuriamoci un po'.